Eccoci, benvenuti al sesto video dell'Ave Maria. Allora, qua siamo alla seconda pagina dei miei appunti. Vediamo. Avanti. Vediamo questo però. Quindi c'è questa frase che secondo me è abbastanza difficile. Abbiamo quarto tasto, quinta corda e la prima corda a vuoto. Poi abbiamo secondo tasto della quarta corda con il primo tasto e con il quarto tasto della prima corda. Ok? Bene. Poi andiamo avanti e prendiamo sesto tasto della quarta corda con il settimo tasto della prima corda. Poi mantengo lo stesso rapporto, vado avanti di tre tasti e vado nono della quarta corda e decimo della prima corda. Interessante che vederlo come intervalli. Quindi questo passaggio qua. Ma è difficile questo passare da questo intervallo che è tipo una decima, cioè la terza maggiore, l'ottava sopra, ok? A questo che invece è un intervallo differente, va bene? Quindi possiamo vederlo così per memorizzarlo prima. Quando vado avanti, vedi, devo cambiare la diteggiatura perché sia accettabile la cosa. Cioè da 1 e 4 qua passo a 1, 1 e 3. Oppure posso tenere già qua 1 e 3 e tenerlo uguale, ma poi stringere perché appunto si passa da una decima maggiore a una decima minore, cioè da una terza maggiore a una terza minore dell'ottava superiore. E dopodiché qua rimane uguale, quindi è abbastanza semplice. E si fa la stessa cosa a tornare indietro, quindi si fa. Poi si cambia e si va qua. Questo è semplice, dai. Questo sarebbe come un re maggiore con la terza al basso, col fa diesis. Però noi abbiamo il primo dito che prende qua il secondo tasto della quinta corda. Ricordiamoci che siamo accordati giù di un tono qua, quindi questo non è La, ma è Sol, quindi questo non è Si, ma è La. Quindi se è un Re maggiore con la quinta al basso. Però come forma, io per memorizzare questa forma qua, io la penso come questa cosa qua, quindi il Re maggiore con la terza al basso. Vabbè, questa è Re settima di dominante, scusate, con la terza al basso. Bene, ma comunque qua è questo, non è settima di dominante. Però era per dire che a me viene in mente questa forma qua, insomma, ok? Va bene, sto confondendo le acque. Quindi questo è il primo dito che preme sia il secondo tasto della quinta corda che la terza corda, secondo tasto. Il terzo dito qui che preme il quarto tasto della quarta corda, il secondo dito che preme il terzo tasto della seconda corda e il quarto dito che preme il quinto tasto della prima corda. E l'arpeggio così. Basso e canto insieme e poi quelle centrali. Ok, quarta, terza, seconda, terza, quarta. Poi abbiamo ancora questa nota qua da sola, poi la terza e la prima corda con queste due dita, indice e anulare, a vuoto, poi vado a mettere giù l'indice e risuono le stesse coppie di corda, cioè terza e prima, e qua è difficile. Non riesco neanche io, cioè, adesso mi è venuta, ma in velocità e se sono un po' freddo, qua c'è da fare questa legatura. Ok, si
deve sentire questa legatura. Io non... Oh. Potreste suonare tutto, ma poi in velocità io non riesco, quindi io ho adottato questa cosa che faccio le legature. Non so se ci sono nella versione di Chet Hawkins, non mi ricordo più, non lo so. Però io faccio così, quindi. E poi... Si, quarto tasto, terza corda, Sol, ce l'abbiamo già qua, col secondo dito. Terzo tasto, prima corda. Poi vado indietro. Secondo e secondo, terza corda, prima corda. A vuoto, terza corda, prima corda. Metto l'indice e suono il basso a vuoto della sesta corda, che è un re. Con il re qui, terzo tasto, con l'indice. Poi ancora il re sulla quarta corda. Di tutti i re. Poi la legatura qua che adesso non mi viene, stamattina non ho suonato niente. E si sente. La legatura con fa diesis, quarto tasto. Ok, sono prima il re a vuoto e poi questo. Poi abbiamo il Do, quindi è un Re, questo è un Re settima, non quello di prima. Il Do qui sulla terza corda, quinto tasto, terzo dito. L'arpeggio ritorna sulla quarta corda. La prima corda vuoto, quindi un Re 7 nona, perché c'è il Mi a vuoto. E dopo il Mi vuoto arpeggio seconda, terza, quarta, seconda, terza, quarta. E questo è tutto per ora. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Dai, il prossimo, no, ancora un paio di video. Ciao a tutti.